Eccolo, stiva domani, ragazzi. Rieccoci quanti carichi di pantalzine nel canale. Un altro video insieme in cui dobbiamo assolutamente andare a approfondire leggermente la situazione che riguarda la sentenza che appunto è avvenuta il 20 gennaio, quello che accadrà successivamente per la manovra stipendi, che dovrebbe avere effetto comunque nella prossima stagione a quanto sembra, però volevo fare un po' di chiarezza. E poi dobbiamo dire assolutamente due parole su un caso particolare che riguarda gli ultras, e quindi andiamo nel dettaglio su questo. E quindi mi raccomando, seguitemi con grande attenzione perché ci sono tante cose da sapere che anche a me hanno lasciato di stucco. Parto con i saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti, ragazzi. Benvenuti in community, lo stivale magno accoglie con un grande abbraccio, forte forte. Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e adore, tra questi Ale e Giuliano. Un abbraccio, spero di non aver dimenticato nessuno. Allora, per concludere il discorso sulle plusvalenze, sulle sentenze appunto che sono state fatte da Chinè e dagli altri magistrati, voglio dire soltanto questo, che secondo me l'unico errore che hanno fatto è stato quello di darci 15 punti, perché in teoria non ci sono delle norme che noi abbiamo violato, bisognava andare al processo e continuare in tutte le sedi finché non si dimostrava che eravamo colpevoli o innocenti, nel caso in cui appunto potessimo essere scagionati. Quindi l'errore grosso è stato quello di punirci con la penalizzazione sulla base del nulla, ma ripeto, questi processi, e lo può confermare qualsiasi avvocato e qualsiasi giurista che sa più di me, sarebbero andati avanti per anni. È la stessa situazione di Calciopoli, non ci siamo difesi, non abbiamo fatto il processo breve e ci hanno penalizzato e ci hanno buttato in B. Stessa cosa sta succedendo adesso, noi adesso abbiamo fatto ricorso, quindi c'è qualche speranza appunto, ma è tardi perché la penalizzazione è stata già data, dovevamo fare ricorso prima di cosa, andare al processo con un po' più di protezione, ecco qui. Però secondo me loro ce l'hanno fatta grossa comunque contro, perché, ripeto, noi dovevamo continuare ad andare a processo finché la cosa non si risolveva e finché non era dimostrabile che avevamo violato delle norme. Quindi questo è un po' il succo del discorso, ma non voglio tornare su questo perché non sono di quegli juventini che si aggrappa ai punti di penalizzazione per dire poverini, come facciamo, se hanno rovinato la stagione. No, bisogna rimboccarsi le maniche, come fanno i veri uomini, e fare necessità virtù e cominciare a macinare punti. L'unica cosa che possiamo fare, abbandonare la situazione del stracampo, concentrarci solo sul campo, sull'allenamento, sul potenziamento muscolare, sulla tattica e sui moduli, punto, e su mettere la formazione migliore, ideale, appunto, in campo. L'altra cosa che volevo dirvi, che è molto importante e molto simbolica, e me l'ha mandato un ragazzo che fa parte del gruppo Ultra della Juventus, ok? E lui mi ha detto che, e mi sembrava anche strano a me, perché è strano che gli ultra non vanno a protestare alla Continassa o non inveiscono contro la dirigenza, sono stati pagati, a quanto sembra, per stare zitti e per tenere l'ordine, la tifoseria. Questa è una cosa molto forte, ragazzi, ve la ripeto appunto, non è una fonte certa, sicura, mille per mille, sono delle voci che girano a Torino e diciamo che andrebbero a comporre un puzzle che ha un senso, perché c'è un silenzio tombale, nessuno si lamenta. Com'è possibile una situazione del genere? E l'altra cosa, che appunto è riconducibile a questo, il fatto che tante micro società che organizzano appunto i pullman per le trasferte dei tifosi, e possono essere in qualsiasi città, Faenza, Pesaro, Firenze, ovunque ci sono delle associazioni di juventini e con dei membri, con dei soci che vanno a vedere le partite, no? E i capi di queste società qui, di questi gruppi, sono stati informati di dire a tutti i tifosi di non andare allo stadio in trasferta, ma di andare allo stadium, all'Allianz Stadium. E questa è stata un'indicazione da parte dei capoccia in alto, che hanno paura a mettere la faccia, stanno zitti e silenziosi dietro le quinte, ma mandano avanti gli sguatteri a fare il lavoro sporco, quello che hanno paura di fare loro, di mettere la faccia, vogliono tenere la maschera per far finta di essere dei burocrati e dei politici, ok? Per mantenere questa atmosfera di politically correct. Però questa cosa è veramente staccato, ragazzi, è veramente staccato, quindi stiamo attenti, non facciamoci abbindolare in questo momento qua, continuiamo con le disdette e soprattutto non solo non andiamo a vedere la Juve in trasferta, non andiamo allo stadium, a parte gli abbonati, e io li capisco, hanno speso un sacco di soldi all'inizio anno e tra l'altro si sono visti rubare tanti soldi durante il Covid, quando avevano messo tutto l'abbonamento e poi sono state le porte chiuse e probabilmente molte di quelle partite lì che loro avevano saltato non potranno neanche più recuperarle dopo a livello monetario, a livello economico. Quindi una solidarietà soprattutto agli abbonati che sono 20.000
e quindi già con quegli abbonati lì la Juventus fa cassa, in più tutti i tifosi che vanno là allo stadio di loro spontanea volontà e comprano i biglietti, non so, un mese prima, due mesi prima e si presentano là, sono tutti soldi in anticipo che la Juve incassa e che gli permette di fare liquidità. Dobbiamo tagliare il cordone ombelicale, perché se non lo facciamo questa dirigenza qua non muoverà un dito e lascerà Allegri lì dov'è, perché sta facendo una valangata di soldi e non te lo diranno mai, ma loro stanno facendo i soldi. A parte quando ha dovuto ricapitalizzare Elkan, che l'ha fatto soltanto per fare mercato, per aiutare Allegri, ok, adesso non lo può fare, perché la situazione è quella qua, è con tutta la procura che non vede l'ora che qualcuno faccia qualcosa fuori dal vasino con le plusvalenze, e poi abbiamo anche il bilancio in rosso, quindi dobbiamo prima vendere. C'è questa situazione qua molto critica in cui la dirigenza secondo me ha paura a prendere una posizione, ha paura dei tifosi, tant'è che non li nomina mai, e cerca di tenere questa distanza molto netta tra la tifoseria e loro in modo tale da poter fare quello che gli pare, e in modo tale che anche se i tifosi attaccano tutte queste ingiurie, queste critiche vengono respinte come un effetto boomerang, ti torna indietro, perché queste urla contro nessuno, perché nessuno ti ascolta, alla fine ti rimbalzano indietro. Quindi tutte le critiche che vanno Allegri vengono assorbite dai giornali, vengono rielaborate e poi viene riportata la frittata. Quindi sembra quasi che il povero Allegri da solo cane bastonato e noi tifosi non capiamo una mazza di calcio e non capiamo la situazione delicata in cui sta questo povero uomo solo, no? Come dicevano dei cantanti Pooh, uomini soli. Quindi ragazzi, la situazione è veramente surreale, veramente surreale. Infatti nel titolo volevo essere anche buono, non ho voluto esagerare appunto, però chiedo le dimissioni di Allegri. Cioè se non lo fa Elkan, non lo caccerà mai a questo punto, fino a giugno, e poi dicono addirittura alcune voci da Torino che non andrà via nemmeno senza coppe. Cioè lo terranno comunque a meno che la Juve non vada in B. Cioè l'unica soluzione per cacciare quest'uomo è andare in B, a quanto sembra. Quindi pensate un po' che contratto gli è stato fatto e soprattutto quanta fiducia ha riposto la dirigenza in lui nonostante tutto. Quindi pur di non dare addosso ad Allegri la loro scelta, perché sarebbero dei falliti se dimostrassero i fatti che Allegri non è in grado, scaricano la colpa sui giocatori, non solo i suoi cocchini eventualmente, perché magari fanno degli errori veniali durante le partite e appunto che costano caro e magari ci fanno perdere, ma anche i giocatori nuovi voluti da Allegri e presi da Elkan e Agnelli con il capitale della ricapitalizzazione, tipo Vlahovic, Chiesa, Locatelli. Cioè ci rendiamo conto che pur di non ammettere che Allegri non è capace di allenare da sempre, dai tempi della C, dai tempi del Cagliari, cosa succede? Inventano che sono i giocatori stessi a ribellarsi contro di loro, non essere in grado di indossare la maglia. Cioè per loro la maglia è talmente pesante che non sono a stare alla Juve, quindi li vendiamo per fare cassa e per ovattare, per coprire lo scempio dei mancati trofei vinti e dei mancati incassi. Cioè dimostrare che la Juve è una società che ha liquidità e che ha il bilancio in verde, perché cosa fa? Prende i giocatori, dilaziona i pagamenti, prende tutto un incasso di una volta sola e poi paga le rate da restituire per il prezzo del cartellino. Ma ragazzi, ma ci rendiamo conto che questi qui sono soltanto dei broker finanziari e ci pigliano per i fondelli? Io non so più cosa aggiungere, ragazzi, sono veramente adirato, spero che le cose cambino. Ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel pollicione alto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio forte da me e Danila, ciao a tutti.